Introduco subito Marco Tonini con interpretazione della spettrografia nel canto. Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, parleremo di spettrografia applicata al canto. In questo senso, cerchiamo di condurre un discorso attivo tra me e voi, nel senso che in mezz'ora si può poco addentrarsi in certe definizioni anche tecniche. Partiamo dal presupposto che la spettrografia o l'analisi spettrografica sicuramente è utile per il professionista, foniatra, audiometrista, logopedista, eccetera. Quello che io mi chiedo sempre, provocatoriamente, perché io dico sempre, non propongo verità, ma spunti di riflessione che vanno confutati, spero, è questo. All'insegnante di canto o al cantante, professionista o anche non professionista, serve, è utile un'analisi spettrografica, sapere un sonogramma, come funziona uno spettrogramma. E qui l'opinione pubblica si divide in due parti abbastanza eque, nel senso che indagando anche nel mondo web, l'idea non è molto chiara. Parlando con molti insegnanti di canto, anche di un certo presunto spessore, mi sono sentito dire spesso: io nemmeno so cos'è una formante. Spettrogramma, che cos'è? Però riesco comunque a produrre degli allievi con un'ottima emissione vocale, allievi che poi raggiungono una carriera di un certo tipo. E se noi pensiamo che anni fa non esisteva il computer, non esisteva la trasformata di Fourier, nemmeno si sapeva cosa fosse, eppure fior di insegnanti di canto hanno prodotto fior di cantanti, di ottimi cantanti. Però non so se qualcuno di voi per caso ha acquistato il pacchetto Vocevista, ad esempio, con CD e testo annesso, in cui c'è un testo, secondo me, molto molto interessante, in cui vengono proposte delle teorie di un certo tipo che vanno applicate o comunque dimostrate o verificate o studiate, valutate mediante un piccolo software molto spartano, se vogliamo, c'è di meglio, non è quello il problema. Per cui si va a vedere se io, insegnante di canto o cantante, posso trarre qualche utilità dal visualizzare uno spettrogramma anche in tempo reale, finché magari sto emettendo un suono. Partiamo dal presupposto, secondo me sì, secondo me. E anche secondo altre persone, secondo altri no. Allora, cerchiamo di vedere e capire questo. Sappiamo tutti cos'è una spettrografia? Sì? No? Una formante? Sì. No? Sì, esatto. Allora, secondo me questi sono concetti che non sono indispensabili a me, professionista, insegnante di canto o cantante, ma sicuramente possono essere di integrazione a un percorso che magari ho svolto fino a quel momento lì. Non sostituiscono chiaramente le mie conoscenze, ma possono aumentare o aprire la mia visione sull'indagine che sto, o l'obiettivo che devo raggiungere. Allora, l'obiettivo dell'insegnante di canto può essere, tra i molteplici, può essere quello principale, quello di avere soddisfazioni nel far capire a un'altra persona certe dinamiche comportamentali del tratto vocale, piuttosto che della respirazione, eccetera. Quindi produrre, scusate il termine, un prodotto, anche se è brutto dire, un prodotto di una certa qualità. Sono soddisfazioni sia per l'insegnante sia per il cantante. La FFT, ripeto, non ci possiamo addentrare per motivi di tempo proprio nel dettaglio. Trasformata veloce di Fourier. Praticamente ogni suono vocale, anche non vocale, a noi interessa il suono vocale, può essere scomposto in una serie di sinusoidi, secondo una certa serie matematica, struttura matematica. Questo se il suono è suono. Se diventa rumore, che può essere consonantico o di altro tipo, mi è utile lo stesso, ma visualizzerò non una serie di componenti sinusoidali in un certo rapporto matematico, ma una serie di componenti sinusoidali, o anche di altro tipo, in ordine frastagliato, diciamo non ordinato. Può essere un rumore consonantico, può essere un soffio, un battito di mani, qualsiasi cosa. Allora, il tratto vocale si dice che preveda, si dice ed è stato chiaramente anche verificato, 5 zone di risonanza. Ogni zona di risonanza prevede una zona formantica, una zona di risonanza ben particolare, in cui vengono sviluppate più componenti armoniche
piuttosto che altre. Allora, cosa sono queste componenti armoniche? Pensiamo alla voce operistica. La voce operistica è caratterizzata dal fatto che esiste una formante, cioè una concentrazione di energia in cui si sviluppano particolari frequenze armoniche di un certo tipo. Che Sundberg poi ha sviluppato, diciamo, riprendendole addirittura dai studi fatti nel 1934 da altre persone. Allora, quando io ascolto due professionisti del canto, un cantante pop, rock o un cantante lirico, sento subito che c'è una differenza, c'è qualcosa di diverso, al di là della qualità, bravo o non bravo, ma la voce operistica ha qualcosa di diverso, soprattutto quella maschile, rispetto a quella moderna, tra virgolette. Ovviamente vado a operare sul tratto vocale, cioè cerco di sviluppare, mediante degli artifici, sviluppare certe risonanze in modo particolare. Ora, le vocali, ad esempio, che nella nostra lingua italiana sono 7, I, E, E, A, O, O, U, come si sviluppano? Perché aprendo o modificando l'apertura delle labbra, della lingua, del velo palatino, eccetera, emetto delle vocali di tipo diverso? Perché si formano delle zone più o meno ampie in cui il suono, prodotto dalla glottide, va a risuonare, quindi ad amplificarsi e a svilupparsi. Ad esempio nel canto western esiste la speaker formant, che sono frequenze ancora più acute, che caratterizzano questa parola un po' all'americana. Quindi ci sono varie tipologie di vocalità e lo sappiamo. La cosa importante è capire che, ripeto, non è una verità, è una proposta provocatoria. La spettrografia sicuramente aiuta, non sostituisce. Aiuta il cantante, il professionista, l'insegnante di canto. Allora, se io osservo un quadro di qualsiasi tipo con un soggetto che può essere una pipa, non potrò mai dire questa è una pipa. Dirò questo è un quadro che rappresenta una pipa. Quando io visualizzo un sonogramma, uno spettrogramma, non dico questo è un segnale vocale, dirò questa è una rappresentazione di un segnale vocale. E mi soffermerei veramente su questo concetto che è fondamentale. Queste sono rappresentazioni. Quella non è la voce, è una rappresentazione effettuata tramite algoritmi matematici, ad esempio trasformati a Fourier, che scompone il suono appunto in una serie di componenti sinusoidali. Allora uno pensa, bene, allora la voce è strutturata secondo una serie di componenti sinusoidali. Non è detto, perché esiste anche la trasformata di Welch, che usa onde quadre. Allora come la mettiamo? Però cosa succede? Succede che se io andassi, e si fa tranquillamente con un banco di filtri, prendo un suono vocale e cerco di isolare una ad una tutte queste componenti sinusoidali, sento che a livello acustico sono vere e proprie sinusoidi. Chiaramente poi io posso andare a sviluppare più o meno l'intensità di una certa banda di queste frequenze sinusoidali e in base a quello modifico le vocali, imposto la voce liricamente o in belting o in pop, cioè quello che voglio. E la figura che vedete sopra è un sonogramma che vedete sviluppato in due dimensioni chiaramente. Allora, la prima banda che vedete è la prima componente armonica, cioè questa FFT mi ha tradotto, scomposto anche visivamente il mio suono vocale in una serie di bande orizzontali. La prima frequenza è la frequenza fondamentale, la prima componente armonica è corrispondente alla frequenza fondamentale, ad esempio la 440. Benissimo, spettrogramma, io vedrò la prima componente armonica che è una sinusoide che corrisponderà a 440 cicli al secondo. Seconda componente armonica, ottava superiore, terza componente, quinta, quarta componente, ancora ottava, terza, quinta, settima minore, ottava e via dicendo. Chiaramente qui io ho una visualizzazione, ho due parametri molto, molto semplici da visualizzare. Il tempo nella scissa e la frequenza nell'ordinata. E l'intensità? L'intensità mi è data dai colori.
Partiamo dal presupposto che la macchina non mi potrà mai offrire un giudizio qualitativo sul suono. Se io vedo un sonogramma non posso dire, oh, questo è un suono perfetto. No, la macchina va istruita. Il programma che effettuerà l'indagine spettrografica va istruita, perché è il mio orecchio che dovrà dire, questo è un bel suono. L'orecchio dell'insegnante di canto, ad esempio. Questo è un suono che è ricco di una buona punta, un buono squillo, tutto quello che vogliamo. Andiamo a vedere questo suono, che secondo me l'insegnante è un bel suono, prodotto correttamente, che tipo di spettrogramma mi offre. Allora da quello posso associare il bel suono all'immagine spettrografica. Tenete conto che l'indagine spettrografica, per definizione, si svolge su un istante di suono. Il suono è vivo, cambia istante dopo istante. Questo è uno dei motivi per cui, secondo me, non è corretto dire che il suono, ad esempio, alla glottide, quindi alla sorgente, privo quindi di risonanze, sia periodico. Parlo di suono vocalico, non consonantico. Non si può dire che è periodico. Periodico cosa vuol dire? Che prevede una serie di componenti armoniche in serie. Non è rumore, è suono. Il suono non è periodico, è quasi periodico, sia alla fonte, ma poi chiaramente anche al lato vocalico, perché se io dovessi mettere una A, ci sono comunque delle micro variazioni, volontarie o anche involontarie. Queste micro variazioni cosa determinano? Uno scostamento del periodo, un po' difficile da spiegare, una variazione di questa struttura armonica, sia in intensità sia in frequenza. Quindi il suono vocale si può dire che è quasi periodico. Non è aperiodico perché non è rumore, non è periodico perché se io andassi a ricostruire il suono vocale partendo dalla spettrografia non otterrei mai il suono originale.